Il 3-0 di Coppa Italia è ormai soltanto un ricordo, perché la Samb è tornata al Conero per vendicarsi, riuscendo nell'impresa. L'Ancona perde per la prima volta in stagione davanti al proprio pubblico. Va KO di misura, finendo dritta nella trappola preparata dai rossoblù, abili a segnare in avvio e a costruirci sopra la vittoria. Il match winner è Pazzi, suo il colpo di testa che capitalizza all'ottavo un cross di Di Vicino, proprio due giocatori che temeva Favo alla vigilia. Il 5-4-1 di Palladini in gabbia al centrocampo dell'Ancona. Il gioco dei dorici non è arioso come sempre e nemmeno veloce. Così davanti si crea pochissimo. Al 14esimo Ambrosini in tuffo cerca l'angolino, ma Di Vincenzo è attento. Due minuti più tardi il tentativo porta la firma di Genchi, ma la deviazione è debole e centrale. Il primo tempo è tutto qui. Il prolungato possesso palla dell'Ancona continua a risultare sterile anche nella ripresa. Al 17esimo ancora Genchi a rendersi pericoloso. Inzuccata che finisce tra le braccia di Di Vincenzo. La vera fiammata è di Costa Ferreira, minuto 25. Dal centro taglia la difesa e calcia in diagonale. Di Vincenzo ci mette i piedi. Sul proseguo dell'azione Mengo salva in corner un attimo prima del tap-in di Genchi. E mentre si attende che si batta il corner, proprio il capitano biancorosso cade nella provocazione di Pazzi e lo scalcia dentro l'area. Il guardaline vede tutto e l'arbitro lo espelle. Ancona in 10. È il putiferio perché dalla Nord arriva di tutto e il signor Marchesini minaccia di sospendere il match. Gli animi per fortuna si calmano, ma i dorici non trovano la lucidità. Un sinistro di Ambrosini finisce sull'esterno della rete. Al 90esimo una volée di Gandelli accarezza il palo. Infine, nell'ultimo dei 9 minuti di recupero, Napolano in contropiede sfiora lo 0-2. Esulta la Samb, che esce dal Conero dopo aver giocato la partita che aveva impostato in settimana, senza rubare nulla, ma anzi, capitalizzando l'unico tiro in porta del derby. In casa Ancona invece occorre interrogarsi sul perché quella di Genchi sia la seconda espulsione consecutiva in campionato, dopo il rosso a Civitanova di Kostadinović.